Primo tempo avevamo fatto decisamente molto bene, abbiamo sempre padroni del campo noi, loro hanno provato a giocare, si sono anche aperti, non hanno fatto come Lanciano una partita solo esclusivamente difensiva, ma siamo stati bravi noi sempre in anticipo con i difensori a riproporre gioco. Gioco buono, con sviluppo di manovra, una buona velocità, dando ampiezza, dando profondità e abbiamo creato 4-5 azioni pulite da gol, proprio su azioni, su sviluppo molto, molto buone. Peccato non essere passati in vantaggio, l'incrocio dei pali e altre deviazioni proprio all'ultimo momento dei difensori. Secondo tempo leggermente meno potente del primo, usiamo questo termine un po' non particolarmente consono, ma leggermente meno intenso, però con una buona intensità sempre, sempre prodotto noi. Dobbiamo stare attenti a non prendere ripartenze loro, sono molto bravi e ci siamo riusciti bene. E poi abbiamo trovato il gol, con un gran gol di Felipe, che poi servono anche queste situazioni per sbloccare queste partite. Abbiamo avuto due opportunità con Ceravolo e Palumbo poi di raddoppiare. E direi che abbiamo meritato questi 3 punti e sono contento per i nostri tifosi, per aver vinto in casa, per aver vinto il giorno prima di Natale, per la nostra classifica soprattutto. Abbiamo fatto un'ottima partita, per me è un buonissimo giocatore, che può ricoprire tutti i ruoli, da davanti alla difesa, interno, a trequartista, usato come lo dico io, come chiedo io. È un giocatore intelligente, con discreta qualità. Adesso ha fatto un'ottima partita. Spiace, speriamo di poterlo recuperare a breve, che non sia ancora che si deve fermare per momenti un po' più lunghi, come ha fatto per 40 giorni, 50 giorni recentemente. È stato bravo, ha stretto i denti anche oggi. Popescu, stretto i denti Bastrini, tutti con male, sia la spalla Popescu, correva anche male, si è visto nella finale di partita, Bastrini con l'adduttore. Dovevano stringere i denti, è un momento così, un'annata un po' particolare, questi primi mesi sugli infortuni, meno male che i ragazzi reagiscono sempre bene, perché ci sono sempre, poi si può trovare la partita sbagliata come sabato a Vercelli, ma questi ragazzi finora stanno andando molto, secondo me moltissimo, e dobbiamo continuare così perché abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, ma non oggi. Secondo me l'abbiamo dimostrato nel passato, solo che abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, un po' per demerito nostro, un po' per situazioni particolari. Adesso a centrocampo è rimasto come centrocampista di ruolo solamente Palumbo, se Eramo non dovesse recuperare come penso, rimane solo lui come alternativa. Da interno, il ragazzo ha fatto molto bene, me l'aspettavo, non avevo dubbi su questo, era solo da vedere l'impatto che poteva avere su una partita, l'ho avuto bene anche da interno, può giocare da centrocampista centrale o da interno, ragazzo di qualità, ragazzo che deve crescere un po' come struttura, ma a calcio sa giocare molto bene e ci darà una mano importante, penso che nel futuro avrà. Può diventare un giocatore di prospettiva. Non bisogna avere fretta di bruciarlo, non bisogna avere fretta di inserirlo, ci deve arrivare per gradi, deve avere le motivazioni, la voglia lui di crescere. Volevo farli recuperare un po' a turno uno dei 3 centrocampisti. Oggi sono partito con da Viola e per mantenere i 2 interni che mi servono di corsa, perché quando si gioca 3-5-2 servono 2 interni che abbiano la gamba. E quindi cominciavo da Nick. Adesso siamo corti di nuovo, adesso vediamo tra domani un po' la cernita di come stiamo e poi prepariamoci a Varese. Oggi sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato, secondo me uno dei meriti di questa buona partita è proprio i 2 esterni che direi che per la prima volta proprio hanno spinto con grande continuità, hanno fatto una proposta continua, una proposta anche di qualità sia a destra che a sinistra. Jensen mi è piaciuto molto, penso che abbia fatto la sua miglior partita, queste 3-4 partite. E Gigi finalmente ha fatto vedere di essere vitale, quello che conosciamo, dove è andato a prendersi le sue responsabilità di giocare, di correre, di dare profondità alla manovra, ha messo in mezzo a cross interessanti. Era quello che un pochino ci mancava giocando a 5, ci siamo starpiati come in qualche partita come sabato scorso o con Lanciano. Oggi abbiamo trovato tutti una partita di grande concentrazione, grande intensità e questo è quello che spesso fa la differenza. Sì, ma episodi, cioè il calcio è questo, no? Basta pensare a Lanciano senza tirare in porta, ha vinto, ha fatto un cross, una punizione laterale e oggi noi l'abbiamo scoperti, stavamo attaccando, no, ci hanno preso uno dei poche volte, penso due, una volta, forse un'altra, era un'azione un po' pericolosa in contropiede e per fortuna che ha sbagliato il controllo. Sarebbe stata un po' una beffa, ma non tanto perché abbiamo prodotto, perché quando prendi un palo in quella maniera o sono 2 o 3 salvataggi quasi sulla linea.
questo viene un po' meno al di là dei tuoi demeriti, però era la voglia di vincere la partita, eravamo in avanti e su un'azione abbiamo preso questo contropiede. Ci sta che anche la squadra avversaria faccia un tiro in porta, perché noi qualche volta tiriamo in porta anche noi in trasferta. Questo episodio della punizione, io prima a Sky ho parlato in diretta, cioè 5 minuti con Farina, col disegnatore, mi ha spiegato questa e la sua spiegazione è una fanagrinza a livello tecnico. L'importante è che abbiano tutti lo stesso metro di giudizio, perché i giocatori in barriera tutte le squadre lo fanno, anzi noi lo abbiamo fatto veramente poche volte, abbiamo fatto bene oggi. Secondo me non hanno ostruito la visuale del portiere, anzi, l'hanno aperta, si sono tolti e la palla è passata nel mezzo. Ecco perché mi dice che la FIFA vuole bloccare queste situazioni di barriera che si aprono, perché è un lavoro e se da oggi non si può più fare, non lo facciamo. Però gli fischierei subito di partenza sistematicamente, perché tutte le punizioni ci sono uomini che si mettono davanti a chi allungano la barriera, non ce n'è una che non sia così, quindi sono tutte situazioni che vanno bloccate immediatamente, così si evita problematiche. Oggi sono contento, visto che parliamo agli sportivi, che abbiamo vinto in casa, che abbiamo vinto Liberati, al di là del punto importante per la classifica. Poi faccio i miei migliori e sentiti auguri di buon Natale a tutti, che sia un momento di serenità e di felicità, qualche ora, e poi ributtiamoci dentro sul campionato. Auguri a tutti e grazie di starci vicino, perché ci sono vicino, come diceva lei, li abbiamo sentiti in maniera importante. Buon Natale a tutti.